Allora, dottor Valenti, come procede? Come ha detto, prefetto di Firenze, ex prefetto di Trieste, come procede in questa prima giornata sul fronte controlli e rispetto delle Direi regole? bene, direi abbastanza bene. C'è uno sforzo molto intenso delle forze di polizia, compresa la polizia locale. C'è, direi, una buona partecipazione anche da parte di tutte le associazioni di categoria nel diffondere ai propri associati il messaggio dell'obbligo di richiedere il Green Pass e di controllarlo. Ad oggi, guardi, le do un primo numero Sì. parziale, ovviamente. Sopra i 750 controlli ad ora. Su questi abbiamo circa 5 sanzioni a cittadini che appunto non erano in possesso del Green Pass e 3 sanzioni per degli esercizi che non rispettavano l'obbligo di controllarlo. Se posso chiedere queste Sono cinque quelli che sono sanzioni dove, in quali contesti? presenti. Bar, esercizi commerciali. Sui trasporti come va? Sui mezzi? Sui trasporti direi anche bene, noi abbiamo scelto qui a Firenze di eseguire i controlli soprattutto a terra e non sui mezzi, quindi in discesa o in salita dai bus, anche affiancando le forze di polizia con personale dell'azienda dei trasporti. E questo sistema al momento, ovviamente si tratta di controlli a campione, ha prodotto dei risultati positivi, nessuna sanzione al momento per mancato possesso del Green Pass e devo dire anche per quello che mi viene riferito una soddisfazione da parte dell'utenza alla quale viene richiesto il controllo. Allora, voglio farvi vedere come sta andando in queste prime ore di controlli sui mezzi a Napoli e lo facciamo con la nostra Gaia Bozza. Green Pass, trasporti e nuove regole a Napoli. Non ci sono particolari intoppi nel primo giorno. La presenza delle forze dell'ordine viene rafforzata, soprattutto nelle stazioni ferroviarie, anche se comunque si tratta di controlli a campione, come spiega il prefetto Claudio Palomba a Sky TG24. Ma è anche specificato nella norma, nonché nelle direttive. Sarebbe del tutto impossibile garantire, vista la molteplicità di servizi che vanno controllati, dei controlli a tappeto. Quindi sono state scelte, immagino, da tutte le prefetture, perché ognuno di noi ha fatto un piano. Alcune, anzi, ci sono state anche indicate, per esempio, dalle aziende di trasporti, le fermate a maggiore rilevanza. Quindi in quelle diciamo stazioni, ovviamente ci saranno dei controlli a campione che è anche diciamo più utile se vogliamo, nel senso che non in qualche modo non intacca la fluidità delle attività, ma al tempo stesso ci consente di fare più controlli anche in orari diversificati e con modalità diversificate. Sui treni regionali e linea 2 della metropolitana i controlli appaiono più serrati, decisamente più sporadici sui bus e sulla linea 1 della metro gestita da ANM, congestionata alle prime ore del mattino. E la fila che vedete non c'entra con il Green Pass, è ordinaria attesa nelle ore di punta per entrare in stazione. Gaia Bozza, Sky TG24, Napoli. Cancellato? Una domanda per il Ma giusto prefetto. un flash. Come è andata con gli studenti stamattina? Come sta andando? So che alcune realtà hanno chiesto l'esenzione degli studenti dal controllo. Voi come vi siete mossi su quest'ambito? No, io non ho ricevuto segnalazioni di criticità quando riguarda il mondo studentesco. Penso che i controlli stiano procedendo allo stesso modo anche sui ragazzi e non ho neanche un riscontro di un calo della presenza di studenti sui mezzi di trasporto. Sottosegretario, le posso chiedere, sempre a proposito degli studenti, se come governo invece ci state pensando a un'esenzione almeno temporanea? Guardi, credo che una valutazione dovrà essere fatta come esenzione temporanea o diciamo possibilità di offrire il tampone. Però vede, il problema dei controlli sui trasporti, lei consideri che se oggi tu hai l'85% della popolazione vaccinabile vaccinata, quando prendi un autobus hai chance di avere 8-9 persone su 10 vaccinate e quindi col Green Pass.
Magari le rimanenti, una gran parte, sono persone che stanno andando al lavoro, che non hanno voluto fare il vaccino, ma che per andare al lavoro hanno dovuto Devono fare fare il il tampone, tampone. certo. Quindi anche questa cosa dei controlli a tappeto, diceva benissimo il prefetto poc'anzi, è molto più utile, è molto più utile in questa maniera, cioè controlli a campione, perché ripeto, la percentuale di persone munite di Green Pass per vaccinazione o per tampone all'interno dei mezzi pubblici è estremamente alta. Rimane scoperta la fascia di età che lei poco fa mi diceva, cioè diciamo la popolazione studentesca, diciamo non universitaria, intendo, per i quali una valutazione dovrebbe essere fatta chiaramente per via transitoria, almeno da qui al periodo natalizio, e una riflessione che quindi stiamo facendo. Sì. Voglio farvi vedere invece quello che succede anche all'estero. Mancano poche settimane a Natale. Da Londra arriva una nuova stretta sui viaggi, ma sono diversi i paesi che mantengono i divieti, in particolare per chi arriva o transita nei paesi sudafricani. Andiamo a sentire i dettagli nel servizio. L'ultima stretta sui viaggi arriva da Londra. Da domani, per entrare nel Regno Unito, a prescindere dal paese di provenienza e dallo status vaccinale, sarà necessario presentare un tampone negativo effettuato 48 ore prima della partenza e un altro da fare entro 48 ore dall'arrivo, restando in quarantena in attesa del risultato. Il Giappone intanto sospende la decisione di bloccare le prenotazioni dei voli per almeno un mese, misura che aveva annunciato alla comparsa della variante Omicron. Sono decine i paesi che hanno bloccato i voli o l'ingresso per chi arriva o è stato nelle ultime 2 settimane nei paesi sudafricani interessati alla variante Omicron, tra questi anche l'Italia. Voli verso e da paesi africani che sono ripresi in Francia dopo la sospensione di una settimana. Ai passeggeri che non sono cittadini francesi o di un paese appartenente all'Unione Europea saranno richiesti 2 test, uno in partenza e uno all'arrivo. Monica Napoli, Sky TG24. Sottosegretario, sempre a proposito di Omicron, direi della variante, visto che poi noi dobbiamo salutarci, le voglio chiedere. Lei ha detto ci vorrà ancora dei giorni, no? Per capire quanto effettivamente sia, se sarà o meno più pericolosa, insomma, rispetto ad altre e soprattutto se i vaccini ci aiuteranno, come dire, a coprirci, insomma, a tutelarci da questa variante. Diciamo, nel vostro mondo però e anche in quello dei medici di cui lei fa parte, chiaramente, che sensazioni si hanno? Perché c'è molta preoccupazione in giro rispetto a prima. Ah, guardi, la preoccupazione vi è ogni volta che vi è una nuova variante, soprattutto quando ancora non si hanno risultati. Purtroppo, con le sensazioni facciamo poco, Lo quindi so. quello che deve essere fatto è continuare a usare le giuste precauzioni. Vedi l'utilizzo della mascherina quando si è in posti affollati. Il mio consiglio è usare sempre una FFP2 quando c'è affollamento, lavarsi le mani, vaccinarsi, perché è probabile che il vaccino ci protegga anche da questa, ma nessuno può dirlo al momento. Però al momento noi abbiamo in circolazione in Italia la variante Delta Plus. Quindi se lei dovesse chiedermi se sei più preoccupato della Omicron o della Delta Plus, in questo momento qui in Italia noi abbiamo la Delta Plus che circola e su quella dobbiamo diciamo agire, e la vaccinazione ci protegge da questa, che non è che scompare dall'oggi al domani e viene rimpiazzata dalla grande Omicron. Abbiamo quella variante Delta Plus, arriverà la Omicron in maniera diciamo imponente, il quando francamente è difficile dirlo, ma se fa come le altre, tempo qualche settimana, qualche mese, prende il sopravvento, così come è stato per la variante inglese e poi per la variante Delta, e ci porremo il problema quando gli scienziati ci diranno: vanno aggiornati i vaccini? Ok, l'industria è pronta ad aggiornarli. I vaccini vanno bene, perfetto, vi siete già vaccinati, siete già protetti. Noi abbiamo intenzione di introdurre in vista di arrivi ulteriori, così come sta facendo in questo momento il Regno Unito, nuove misure rispetto a quelle già in vigore? Al momento Per no, chi arriva da però fuori? continuiamo a osservare ciò che accade intorno a noi. Ripeto, se dovesse esserci un'esplosione di variante Omicron tale da necessitare delle restrizioni, vedi il doppio tampone per fare un esempio, chiaramente verrà introdotto. Però vede, la vera differenza la farà capire o meno se i vaccini funzionano su questa.
su questa variante, perché se i vaccini funzionano e questa variante dovesse essere poco più contagiosa dell'altro, il problema non è tanto gli spostamenti quanto spingere ulteriormente sulla campagna di vaccinazione. E l'introduzione del Green Pass rafforzato lo sta già facendo, quindi su questo siamo francamente in anticipo, così come siamo stati in anticipo sulla quarta ondata grazie al Green Pass tradizionale. Voglio fare una considerazione in chiusura con il prefetto Valenti, che poi rimane con noi anche dalla seconda mezz'ora, ma voglio fare questa considerazione quando c'è anche il sottosegretario. Lei è stato prefetto di Trieste sino a pochissimo tempo fa e quindi, come dire, è stato alle prese con quella categoria dei portuali. Portuali e non solo, diciamo, partito da lì, poi Trieste è diventato un pochino la città, il punto di riferimento per i Novax. Le voglio chiedere che notizie le arrivano da lì e se adesso a Firenze sta un pochino più tranquillo, diciamo così. Ma il prefetto sta tranquillo, Sempre, sì, non certo, però. quasi mai. Comunque direi che per quanto riguarda Trieste, la situazione, le notizie che mi arrivano sono sicuramente migliori rispetto a quelle che ho affrontato nelle ultime settimane. Comunque, quando sono partito da lì, esattamente un mese fa, la situazione si era già quasi normalizzata. Mi dicono che non ci sono più i cortei con oltre 8.000, 9.000, fino a 15.000 presenze, quindi questo già è un dato importante. Purtroppo qualche effetto, come sappiamo, questi cortei lo hanno prodotto e anche, come dire, le presenze nelle piazze sono diminuite, continuano alcune manifestazioni, ma con un numero di partecipanti decisamente più basso. Sottosegretario, in effetti i no green pass sembrano essersi dati una calmata un pochino in tutto il paese, cioè le manifestazioni che ci sono state nelle scorse settimane, pian piano vediamo che registrano meno presenze. Spero che si sia compreso il significato, la filosofia che è dietro il Green Pass, sia quello tradizionale che questo rafforzato, che è non chiudere, proteggere l'Italia, proteggere ognuno di noi. Non è difficile diciamo, da capire, basterebbe andare indietro di un anno e se vi ricordate lo scorso periodo natalizio, confrontato ad oggi, il Green Pass è mezzo di protezione individuale del singolo e dell'intera società e quindi poi a valle c'è tutto il resto fino all'economia. A Grazie sottosegretario e a voi. presto. Rimane Buon con noi lavoro, invece grazie il a voi. dottor Valenti e rimane con noi Francesco Cancellato. Ci vediamo tra pochissimo. Il tema che stiamo affrontando, come potrete immaginare oggi, è quello del Super Green Pass. In particolare è stato con noi prima il sottosegretario Sileri. Ci sono sicuramente dei buoni dati che riguardano i Green Pass scaricati. Questo vuol dire che c'è un effetto e c'è un effetto che si sente anche sulle prime dosi. Adesso andremo a sentire con il nostro Andrea Bonini, insomma, le reazioni da parte del governo. È con noi ancora il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Di nuovo grazie Francesco ed è ancora con Grazie. noi il prefetto di Firenze, Valerio Valenti. Intanto, Andrea Bonini, un punto di giornata con te, buon pomeriggio. Eccoci Stefania, buon pomeriggio, bella giornata, è abbastanza tranquilla e sul tema del Super Green Pass il governo ripete ciò che sostanzialmente ha detto in questi giorni, ha detto nel momento in cui in quel Consiglio dei Ministri di 2 settimane fa di fatto decise che il Green Pass e il Super Green Pass sarebbero diventati lascia passare sostanzialmente per la vita pubblica e sociale. Vi è soddisfazione perché i controlli in questa prima giornata sembrano aver funzionato, era il grande tema su cui Palazzo Chigi aveva spinto in maniera determinata. Determinante anche in un, chiamiamolo come dire, in un rimbrotto abbastanza acceso che il Presidente del Consiglio rivolse direttamente alla Ministra Lamorgese nel momento in cui era stata sottolineata la penuria di personale per un'operazione di controllo così su larga scala. Ebbene, quest'oggi dicono, vedete, le cose si possono fare. L'input che arriva da Palazzo Chigi è però di continuare non solo su questa strada, ma di intensificare
applicare sostanzialmente il più possibile. Al momento, come avete già detto, viene messa in stand-by la deroga agli studenti dai 12 ai 18 anni, una deroga che è stata chiesta direttamente dalle regioni, anche se dal governo un'apertura a discutere per cercare di capire in che modo si può conciliare da un lato il diritto allo studio, ma dall'altro anche continuare a fare i controlli così come sono stati richiesti, quale possa essere insomma il punto d'equilibrio. Per il momento la sottolineatura che viene comunque rilasciata è una sola: ok ai controlli, continuare a farli. Se continuiamo a farli e se continuiamo ad applicare queste misure, sostanzialmente, dicono da Palazzo Chigi, non ci sarà bisogno di alcuna correzione di rotta. Grazie, su questo tema allora vado subito dal dottor Valenti ancora. Prefetto, a proposito di controlli, si dice sempre, o si è detto almeno nelle ultime settimane, che ci sono pochi uomini, insomma, che chiaramente i controlli avvengono su, non solo sul Green Pass, chiaramente, no? Forze dell'ordine sono impegnate su più fronti. È vero, c'è anche un tema di numeri? C'è un problema di numeri? Beh, sicuramente mettere in campo, come abbiamo fatto noi qui a Firenze, più di 40 pattuglie per turno per effettuare i controlli sul Green Pass richiede un impegno straordinario che può essere tenuto, ma non per un tempo infinito. Quindi certamente, per esempio, cito alcune attività della Questura che sono state ridotte, degli uffici, proprio per poter mettere sul territorio le forze di polizia nel maggior numero possibile. Quindi tutto si può fare, sicuramente si fa, c'è da fare i conti con un contingente di uomini che è comunque inferiore al fabbisogno delle forze di polizia, delle questure, carabinieri, guardie di finanza. Comunque noi siamo abituati ed educati, come dire, a sforzarci al massimo, a stressare le strutture e a far sì che l'obiettivo indicato dal governo si traduca poi in un obiettivo concreto e per quanto possibile anche conseguito pienamente. Io sono fiducioso sul fatto che questo avverrà e sono certo che si potrà coniugare da una parte l'esercizio di questa attività a campione, come è stato ripetuto, e dall'altra anche però un incremento del numero delle vaccinazioni e una maggiore osservanza da parte dei cittadini nel pretendere che chi ha fatto anche il proprio dovere facendo il vaccino lo esiga anche da parte degli altri. In questo senso io mi sono anche rivolto agli stessi cittadini ad essere loro stessi sentinelle in qualche modo di sicurezza in luogo anche delle forze di polizia. Qui a Firenze abbiamo una percentuale di vaccinati elevatissima, oltre 84%, quindi questo mi fa essere anche moderatamente fiducioso. Fiducioso. Francesco? No, è interessante quello che diceva il prefetto, soprattutto relativamente al tema dei controlli dei cittadini, del mutuo controllo. A me però faceva ridere, faceva pensare, mentre parlava, l'idea che stiamo finendo il 2021, avevamo salutato il 2020 dicendo: il 2021 è l'anno della liberazione, l'anno dei vaccini. Chi ce l'avrebbe detto che sarebbe arrivato il Green Pass rafforzato e un altro Natale di questo tipo? Da un certo punto di vista, come dire, la sensazione è quella di un miglioramento rispetto all'anno scorso. Lo vedevamo prima anche osservando l'albergo, il Principe di Savoia e tutte le attività che l'anno scorso di questi tempi erano chiuse. Detto questo, diciamo, la sensazione di una battaglia che ogni volta in qualche modo si aggiorna, cambia, ogni volta guadagna una piccola vittoria, ma di una guerra ancora lunga da finire, di uno sforzo gigantesco che, ad esempio, come diceva il prefetto, toglie uomini dalle strade, toglie uomini dagli uffici, distoglie, così come nella sanità, anche nella sicurezza, dall'attività ordinaria alle persone. E mi viene in mente, dottor Valenti, lei la sente questa sensazione di affaticamento, chiamiamola così, in questa continua rincorsa nella lotta contro il virus? Perché davvero, quando pensavamo che in qualche modo avessimo scavallato il peggio, è arrivata per esempio pochi giorni fa, ormai poco più di una settimana fa, la notizia della variante, che psicologicamente forse anche pesa, no, sui cittadini. Lei che cosa pensa su questo, dottor Valenti? Guardi, parla con una persona che
Per natura ottimista. Io colgo invece, devo dirle, una sensazione di generale fiducia e anche apprezzamento per quella che, come è stato anche osservato dal direttore prima, è una situazione mutata rispetto a quella di un anno fa. Oggi ci possiamo permettere di viaggiare, seppur con i Green Pass e Super Green Pass, di andare negli alberghi, nei ristoranti. Ci possiamo permettere di vivere anche un Natale diverso da quello dello scorso anno. Io penso che per quanto arrivino anche questi segnali preoccupanti della variante, in generale il clima è mutato ed è comunque quello di una voglia straordinaria di una comunità come quella che io oggi mi trovo a come dire, in qualche modo a gestire insieme alle autorità locali, che ha tanta, tanta fiducia e anche tanta forza economica e sociale per rimettersi in piedi e per viaggiare spedita verso una ripresa che peraltro mi pare anche i dati economici ci dicono essere avviata. Quindi io guarderei il bicchiere assolutamente mezzo pieno, direi quasi per tre quarti pieno, perché se guardiamo il dato appunto dei vaccinati è un dato positivo. La battaglia è sì lunga, ma è dalla parte ormai io credo che, come dire, se dobbiamo così maniera immaginaria, stabilire chi sta vincendo e chi sta perdendo, diciamo che sicuramente il nostro paese è un paese che sta vincendo questa battaglia. Poi è ovvio che le incognite sono tante, Certo, però senta, deve essere assolutamente fiducioso. dottor Valenti, sarà fisiologico secondo lei una minor pressione, diciamo così, dei controlli nei giorni che seguiranno? Perché è normale, no? Che oggi, e forse sarà così tutta la settimana, gli occhi saranno un po' puntati proprio sul tema dei controlli, poi chissà, andranno avanti per quanto e con questa forza e assiduità? Noi abbiamo un obiettivo che è quello del 15 gennaio, sicuramente andremo avanti con la stessa intensità. Abbiamo gli organismi che sono, come dire, preposti a questo, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si riunisce almeno da noi qui almeno una volta a settimana, anche di più, quindi io credo che il monitoraggio sarà costante. Se sarà necessario richiamare l'attenzione sulla incisività dei controlli, lo faremo. Però credo che i nostri uomini e le nostre donne non abbiano bisogno, le forze di polizia sono abituate a portarli avanti con costanza. Io non temo un calo di tensione, anzi penso che proprio, come dire, gradatamente ci sarà un affinamento del sistema. Pensi che noi abbiamo coinvolto in questo meccanismo anche le specialità, la stradale, la ferroviaria, la forestale dell'Arma dei Carabinieri, l'azienda sanitaria, l'Ispettorato del Lavoro. Abbiamo, diciamo, tante energie in campo e quindi proveremo a rinnovare costantemente come dire, lo stimolo a proseguire. Grazie, dottor Valenti, per essere stato con noi, prefetto di Firenze. A presto. Grazie a E voi. arrivederci, arrivederci.